Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non ci conosciamo, piacere, io sono Shanti, altrimenti bentornati! E se non siete ancora iscritti a questo canale e vi interessano lo sviluppo personale, tutto quello che è lifestyle, iscrivetevi qua sotto, mi raccomando, e attivate la campanella per non perdermi nulla. Io posto tutti i lunedì e venerdì alle 2 e ogni tanto anche il mercoledì. Non ricordo se l'ho detto qua sul canale, però io sono tornata in terapia ormai da un paio di mesi e ho una psicologa nuova che ha uno stile molto diverso dalla psichiatra che avevo a Losanna. Diciamo che quella da cui andavo prima era più versante psicanalisi, mentre quella di adesso è più cognitivo-comportamentale. Sono, diciamo, delle teorie che poi si applicano nella pratica, nella psicoterapia, in modi molto diversi. Quindi è proprio un modo diverso di fare terapia e per me è molto interessante perché mi dà proprio un approccio diverso all'esplorazione di me, delle mie difficoltà, eccetera. E in particolare l'approccio cognitivo-comportamentale che sto appunto seguendo adesso è interessante perché spiega come sia dai nostri pensieri che poi scaturiscono le nostre emozioni, i nostri comportamenti. Quindi molto del lavoro è basato sui pensieri che facciamo e come fare pensieri migliori. E appunto, facendo terapia con lei, ho scoperto questa tecnica che si chiama la tecnica ABC, che io prima non conoscevo, ed è una tecnica che appunto usiamo quasi sempre in tutte le sedute e volevo riproporvela qui perché secondo me è un esercizio molto facile, però in realtà anche molto utile per capire meglio da cosa arrivano le emozioni che proviamo, i comportamenti che abbiamo e come tutto questo dipende dai pensieri che facciamo. Perché ABC? Allora, ogni lettera sta per qualcosa. La A sta per activating event, ovvero l'evento attivante, lo stimolo, l'avvenimento scatenante che fa scaturire i vostri pensieri. Poi c'è la B, il belief system, quindi tutti i pensieri, le credenze, i ragionamenti, tutte le attività mentali che seguono l'evento attivante. E poi c'è la C, consequences, quindi tutte le reazioni emotive e comportamentali che seguono le nostre attività mentali. Spiegato così non so quanto sia chiaro, cerco di semplificarlo ancora di più. A, B e C, giusto? Dove appunto la A è il fatto o il pensiero, il ricordo, la frase, lo stimolo praticamente che ci fa scaturire qualcosa. E in genere noi ci accorgiamo dell'emozione, del comportamento che abbiamo, delle sensazioni che sentiamo, che è la C. Ma la verità è che in mezzo c'è la B e spesso ce la dimentichiamo e la B sono tutti i pensieri che noi facciamo da quando abbiamo questo stimolo alla nostra reazione. E la maggior parte della gente diciamo che fa molto caso alla C, nel senso che ci accorgiamo di quello che proviamo, ci accorgiamo di come ci comportiamo, perché è inevitabile, è una cosa che non possiamo non sentire. E alcuni di noi riescono a ricordarsi che sono collegati a una certa A, nel senso, magari mi sento triste perché mi è appena stata data questa brutta notizia. Quindi ecco, una buona parte di noi riesce a collegare le sensazioni, le emozioni, le azioni che facciamo a ok, è perché è successa questa cosa, mi è stata detta questa cosa, ho ricordato questa immagine. Però poche persone appunto fanno caso alla B, ovvero a tutti i pensieri che ci sono stati in mezzo. Ed è qua la parte interessante di questo esercizio, ovvero chiedersi ok, è successa questa cosa. Che cosa ho pensato dopo? Quali sono stati i pensieri che mi hanno poi portato ad avere determinate emozioni o comportamenti? È molto interessante usare questo schemino quando abbiamo delle sensazioni negative o comunque troppo intense. Diciamo perché ti fa calmare, ti fa prendere coscienza di ok, che cosa è appena successo? Perché mi sento così? Quali pensieri ho avuto? E il fatto di tener conto dei propri pensieri è una cosa che non tutti fanno perché tutti sappiamo di pensare, ma quanti di noi pensano a cosa stanno pensando? Cioè, spesso i pensieri sono automatici oppure talmente veloci, talmente tanti che nemmeno ce ne accorgiamo. O comunque spesso i nostri pensieri li diamo per scontati come fatti, come cose che sono così e basta, nel senso ho pensato quella cosa, allora quella cosa deve essere vera, quando in realtà forse dovremmo mettere un pochino più in dubbio i nostri pensieri. Anche e soprattutto perché il nostro cervello ci fa spesso e volentieri fare quelli che vengono definiti un po' errori cognitivi, ovvero noi appunto diamo per scontato che quello che pensiamo sia vero, ma in realtà non è proprio così. Ora non posso elencarveli tutti a voce perché sono tanti, quindi ve li metterò qua sotto nell'info box, però ve ne cito un paio di quelli che io personalmente faccio molto spesso. Uno ad esempio è la lettura del pensiero, ovvero quando diamo per scontato di sapere che cosa l'altro pensa. Oppure la catastrofizzazione, ovvero quando rendiamo le cose molto peggiori di quanto non siano in realtà. Vi provo a fare un esempio per concretizzare sia gli ABC che questi esempi di errori cognitivi, così capite veramente che cosa intendo. Qualche giorno fa avevo un provino, io ho una vita che non faccio provini, ero super impanicata e quando mi sono sentita così impanicata mi sono chiesta, ok, sento ansia, sento panico, sento paura, come mai? Cos'è stato l'evento attivante che mi ha fatto
provare questa cosa e quali pensieri ho fatto in seguito. E mi sono resa conto che l'evento attivante è stato rendermi conto: ah, ho finito di lavorare, ora devo pensare alla prossima cosa, e quella prossima cosa è: domani ho un provino, mi devo preparare, devo essere pronta, devo studiare, devo prepararmi, appunto. Questa realizzazione del ah cavolo, domani c'è il provino è stato il pensiero che mi ha fatto attivare, ecco. Però appunto uno in genere collega: ah, mi sono ricordata di questa cosa, di conseguenza ansia. In realtà in mezzo ci sono stati dei pensieri. E allora ho cercato di recuperare e di chiedermi che cosa ho pensato che ha provocato poi la mia ansia. E i miei pensieri in effetti sono stati: non sono pronta, non ne sono in grado, penseranno che faccio schifo, farò una figuraccia, andrà talmente male che mi diranno smettila di recitare e torna a fare la cassiera, sarà così orribile, mi sentirò così male che non vorrò mai più recitare nella mia vita e mi nasconderò sotto al divano per sempre. Ecco, capite che questi ragionamenti, cioè sono questi che poi portano all'ansia, non è il semplice fatto di ricordarmi ah domani ho un provino, sono tutti pensieri che poi provocano quelle sensazioni, quelle emozioni. E potete notare anche qua gli errori cognitivi del tipo catastrofizzazione, perché uno va molto oltre quello che semplicemente è, ovvero ok, fai un provino, va male, la tua vita non è finita, e mentre la mente si diverte a andare molto più in là e a rendere le cose ancora peggiori di quanto non siano. Oppure la lettura del pensiero, ovvero dare già per scontato che ah, penseranno che faccio schifo, o cose di questo tipo che spesso facciamo quando appunto le cose vanno male. A me capita spesso di dirlo in terapia, del tipo: ah, sono sicura che il direttore del doppiaggio ha pensato che faccio schifo e non mi chiamerà mai più. E giustamente la mia psicologa mi dice: ma tu come fai a sapere esattamente cosa ha pensato? Tu non sai che cosa ha pensato, magari non l'ha pensato, magari sì, però magari no, non lo puoi sapere, non puoi leggerli nel pensiero. Ed essere consapevoli di tutti questi, diciamo, meccanismi sbagliati che abbiamo nel nostro modo di pensare ci fanno riportare con i piedi per terra, ed è interessante, diciamo, accorgersene per poi appunto confutarli, che è un po' l'ultima parte, ovvero prima stabilite la A, la B e la C, e poi la cosa interessante è prendere questi pensieri e andarli contro per farli, diciamo, un po' smaterializzare, per farli perdere di potere. Quindi appunto, non lo so, il fatto di pensare domani andrà malissimo lo si può confutare in vari modi, pensando domani andrà come deve andare, farò del mio meglio e sarà ok così, oppure pensare ok, magari domani potrebbe andare male, ma se dovesse andare male ci saranno altri provini che sicuramente andranno meglio, sarà un'esperienza utile. Diciamo, cercare di prendere veramente pensiero per pensiero e trasformarli in qualcosa di meglio. E il fatto di aver imparato questa tecnica per me è stato veramente molto utile, proprio perché mi ha fatto riprendere un po' controllo, proprio perché a volte lo lasciamo un po' andare questo controllo, diamo per scontato che siano i fatti, le persone, le cose che ci vengono dette, cioè pensiamo che sia tra virgolette colpa degli altri il fatto che poi stiamo male, siamo tristi, siamo in ansia eccetera, quando in realtà sono i pensieri che noi facciamo su questi avvenimenti che poi ci fanno sentire così. Quindi usare questa tecnica ci permette di riprendere il controllo e di renderci conto che ehi, se io sto male è tra virgolette responsabilità mia, non colpa. Ovviamente ci sono delle emozioni che sono così forti che sono impossibili da controllare, però secondo me su una buona parte riusciamo a farli diminuire un po' la potenza, a renderle un pochino più sopportabili se facciamo questi passaggi, e renderci anche più consapevoli dei pensieri che facciamo, a imparare a fare pensieri migliori. E sono tutte cose che aiutano tantissimo nella vita di tutti i giorni, almeno personalmente hanno fatto veramente la differenza. E quindi niente, ci tenevo a condividere con voi questa tecnica, spero che sia utile. Fatemi sapere se è una cosa che conoscevate già, se la mettevate già in pratica, come vi ha aiutato, o altrimenti se da adesso vorrete usarla sarò felice e spero che possa appunto esservi d'aiuto. Io a questo punto vi ringrazio tanto per la visione, vi auguro una magica giornata e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!